Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati che vengono assunti con contratto a tempo determinato, limiti ai contratti a tempo determinato, sgravi per le aziende che agevolano la conciliazione dei tempi di vita lavoro, costruzione di un welfare regionale, nuove regole per il lavoro domenicale. Sono alcuni dei punti qualificanti del contratto collettivo integrativo regionale del terziario abruzzese, firmato da Confcommercio e dai tre principali sindacati CGIL, CISL e UIL. Cambierà molto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Ci auguriamo che le imprese, che sono tante in Abruzzo, sia quelle della costa che dell'area interna, possano applicare questo contratto usufruendo dei benefici che esso dà. Ci auguriamo che questa buona pratica venga esportata anche in altre regioni, perché è un risultato di un lavoro lungo, paziente e costante che però finalmente ha messo insieme le parti sociali del mondo del terziario, dando risposte concrete alla nuova economia e quindi all'innovazione e soprattutto a vantaggi anche di natura economica e fiscale sia per il mondo delle imprese che per i lavoratori. L'accordo è stato faticosamente raggiunto con una trattativa che alla fine è riuscita a mettere tutti d'accordo. Abbiamo raggiunto un accordo con Confcommercio, unitariamente tutte e tre le sigle sindacali, che dà degli strumenti innovativi per le imprese e per i lavoratori per dare da una parte più flessibilità e la possibilità alle imprese di espandersi e dall'altra parte di eliminare il concetto di precarietà come una condizione stabile. Il filo conduttore di questo accordo è che da una parte si concede degli allargamenti sulla flessibilità, sull'utilizzo dell'apprendistato, eccetera, eccetera, dall'altra parte il contratto a tempo indeterminato è il modello ideale. Innanzitutto il commercio e il terziario nel nostro Abruzzo rappresenta il 70% del PIL. Io non dico che bisogna abbandonare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese industriali, va sicuramente monitorato e contrastato, ma sarebbe assolutamente sbagliato non tutelare quella che è una ricchezza importante come quella del terziario in un territorio che è già stato massacrato sia dalla crisi economica che dal terremoto. Per cui il primo passo importante dei corpi intermedi, che quando sono chiamati alle responsabilità dimostrano di avere capacità di poter portare avanti gli interessi di un territorio. Cambia molto perché questo contratto l'abbiamo condiviso in due, la parte datoriale e la parte sindacale, l'abbiamo voluto in due. Quindi è un aspetto innovativo questo. Abbiamo realizzato questo accordo per dare la possibilità alle imprese dell'Abruzzo di superare le loro difficoltà per quanto riguarda le assunzioni e fronteggiare il mercato, ma nello stesso tempo abbiamo chiesto agli imprenditori abruzzesi di farsi carico di incrementare e stabilizzare l'occupazione. Questi sono i due pilastri su cui si concentra questo contratto.